Ciao, ben ritrovati. Oggi nuovo appuntamento con la rubrica dedicata a Burda Style e sfoglieremo insieme l'ultimo numero uscito, ovvero il numero di agosto, e questa è la copertina. E prima di cominciare, vi volevo avvisare del fatto che questo video è realizzato in collaborazione con Cristiana del canale Cristiana Carpentieri. Io e Cristiana avevamo già realizzato alcuni mesi fa un video in collaborazione dedicato a Burda e mi fa piacere ripetere questa esperienza insieme a lei perché, come già detto precedentemente, è un'occasione anche per voi di avere un doppio punto di vista sulla rivista, appunto sul giornale. E vi lascio naturalmente qui sotto il link al video di Cristiana, invitandovi naturalmente ad andare a vederlo e a conoscerla, e vi lascio anche il link proprio al suo bel canale. Personalmente, ci tenevo particolarmente ad acquistare e a mostrare poi a voi questo numero di Burda, il numero di agosto appunto, perché e come spesso succede, il numero di agosto della rivista, ma in generale questo è un discorso che vale un po' per tutte le riviste di moda, è sempre un numero, un po' di passaggio tra proposte che sono ancora di stampo estivo, quindi idee di cucito estive un po' last minute, no? Per chi ha ancora voglia di realizzare qualcosa per la stagione corrente, e proposte invece che già guardano alla stagione che verrà, e quindi a proposte già di stampo autunnale. E quindi è per noi anche un modo di vedere insieme anche quelle che potranno essere un po' le tendenze, le cose che la moda suggerisce per l'autunno e poi conseguentemente anche per l'inverno. E parto subito con la prima rubrica che si chiama Trend Creativo e che ormai abbiamo insomma imparato a conoscere, una piccola rubrica molto veloce in cui Burda mostra un trend moda proposto, ripetuto, visto spesso nelle passerelle, e ci spiega come poterlo riprodurre molto molto semplicemente handmade. Il trend creativo di questo numero sono i fiocchi che vengono proposti dagli stilisti con queste forme extra large, quasi a rivestire i capi su cui sono appuntati, e appunto in tre rapide mosse Burda ci spiega come poter realizzare un fiocco simile a quello appunto proposto da tanti stilisti. E parte poi il primo servizio di moda vero e proprio intitolato Fashion Remix. Si tratta di un servizio con proposte ispirate agli anni 50, naturalmente riviste in chiave più moderna, in chiave anche più rock, potremmo dire, un po' più grintosa, ecco. E ci tenevo a mostrarvi innanzitutto questa gonna, questa bellissima gonna a tubo, alta in vita, vedete, grazie a questo fascione, che si ferma poco sotto il ginocchio ed è un po' la classica gonna, no, dei tailleur anni 50. E ha una particolarità questo modello, ovvero un taglio che forse riuscirete a percepire dal fatto che c'è un gioco realizzato con due stoffe diverse, e qui, grazie proprio anche a questo taglio, la figura è molto ben sottolineata ed è per questo che il modello è indicato a tutte le figure fisiche. Quindi è un modello che sta sicuramente bene alle donne più formose, con appunto con più forme, più morbidezza, ma sicuramente anche a figure più magre e sottili, ecco. Un altro capo molto bello e che richiama tantissimo gli anni 50 è questo giaccone corto in vita e con un bel collo a scialle abbastanza importante. E poi desideravo mostrarvi altro capo molto 50s, questi pantaloni che, come la gonna che abbiamo visto in precedenza, hanno una vita alta data sempre da una cintura abbastanza importante,
con le pens, il capo acquista molto morbidezza nella zona, insomma, del bacino, per poi invece terminare piuttosto stretto e corto. Vedete che il pantalone arriva proprio appena alla caviglia. Molto carino anche questo top, un top molto semplice, vedete, con la bretellina sottile, arricchito però con un volant che accompagna tutta la scollatura. Il top è abbastanza corto, qui non si percepisce bene perché è infilato dentro la gonna, però ecco, forse qui dal disegnino potete vedere com'è il modello. E vi mostro poi questo vestito, anche questo molto carino. È un abito bustier che richiama proprio un po' anche per la fantasia utilizzata, molto i vestiti quasi da ballo delle debuttanti, insomma, degli anni 50. E poi anche questa gonna con una piega, uno sfondo a piega. E che vi mostrerò però magari meglio in un servizio successivo, perché viene riproposta. Qui il tessuto forse non riesce a farci capire bene la linea. Comunque, fondamentalmente si tratta di una gonna svasata che, grazie però a questa piega centrale, acquista maggiore ampiezza e anche in questo caso davvero finisce per vestire bene tutte le figure, sia quelle più morbide sia quelle più snelle. Il servizio successivo si intitola Tratti di moda ed è dedicato a una serie di capi che si caratterizzano per delle linee geometriche molto pulite, molto essenziali, ecco, e grazie a questo anche estremamente eleganti. Vi mostro per esempio questo soprabito: è un soprabito lungo che si allaccia in vita con una cintura. Ha come particolarità quella di avere un collo a scialle che accompagna tutta la lunghezza del soprabito, ma ha questa particolarità di avere, cioè, dei tagli all'altezza della vita che spezzano appunto l'andamento sciallato, regalando al capo una nota di particolarità, di particolare geometria, potremmo dire. E un altro, diciamo, capo che vi voglio mostrare, anzi, si tratta di due vestiti per la precisione, sono appunto questi due abiti, anch'essi da una linea molto, molto pulita e geometrica grazie ai tagli. Uno è un capo decisamente più estivo, vedete questo abito chiaro con lo scollo all'americana, l'altra invece è già una proposta appunto autunnale, vedete la manica tre quarti e una geometria che è sottolineata anche dal tessuto utilizzato. Come proposta invece, diciamo, ancora estiva, vi mostro questa bella casacca. È una casacca un po' alla marinara, vedete che si chiude nel collo con un fiocco e poi ha una piccola cinturina che la rende un pochino, come potremmo dire, un pochino bombata, un pochino sblusata. E questa canottina è veramente di facile realizzazione, ma ha una linea che veste molto bene. Ed è tra l'altro il capo a cui è dedicato anche la rubrica Scuola di cucito, che appunto aiuta ogni volta nella realizzazione di un capo in particolare e spiegando appunto passo passo come poterlo costruire. E segue poi un'altra rubrica intitolata Multivision Dress, in cui un capo appunto presente tra i cartamodelli, si tratta di questo abito grigio perla, un abito sottoveste potremmo dire, vedete, la bretellina sottile, questo volant che accompagna la scollatura e poi segue tutto il fianco del vestito. In pratica l'abito, dicevo, viene proposto con una serie di accessori che lo accompagnano, quindi sono come delle proposte outfit, ecco, diciamo così, sono quattro proposte outfit. Complessivamente a me non piacciono molto gli accostamenti realizzati, però appunto possono essere degli spunti comunque per come poter abbinare un capo.
Interessante, la rubrica successiva intitolata Do It Yourself, in cui viene presentata questa borsa, è un handbag, quindi una borsa da portare a mano, e sono proprio curiosa di provare a realizzarla e se verrà bene, magari mi piacerebbe anche realizzarvi un tutorial. Penso comunque che non sia una borsa complicatissima, quindi magari vedremo di fare anche un tutorial, appunto, se vedo appunto che mi riesce. Al centro del giornale al solito abbiamo i fogli di istruzioni con i cartamodelli allegati e poi si passa al servizio dedicato alla moda più, alle taglie più, intitolato Carvi in città. Quindi diciamo sono una serie di proposte diciamo per la vita di città e anche diciamo la vita lavorativa, ecco. Vi indico questo abito che si caratterizza perché ha come un drappeggio in vita che è sottolineato da proprio una cintura a fiocco. L'unica cosa che non amo molto di questo vestito è forse la scollatura. È un po' troppo accollato a mio avviso per una figura magari anche un po' o arriva Platone a dire la sua. Micio, dai, scegli, amore, che se no non finiamo qui, eh. Vai, 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 vai. Ok. Dicevo, immaginandomi magari anche una figura un po', come posso dire, con un décolleté magari anche ben pronunciato, un abito così mi sembra eccessivamente castigato. Sceglierei magari una scollatura più ampia o magari a V, ma comunque sappiamo che la scollatura è una cosa che si modifica facilmente, la linea del vestito comunque è molto carina. Viene proposto poi un blazer molto, molto indicato a mio avviso per varie occasioni, sia per situazioni magari lavorative, sia se abbinato magari a un paio di jeans e una maglietta, anche per il tempo libero ed è proprio il capo spalle ideale per i primi freddi. E poi segue questo modello che in realtà è lo stesso modello, spesso Burda fa sta cosa, cioè di proporre un modello in versione più corta e poi in versione più lunga, quindi in versione blusa e in versione abito e lo fa anche questa volta proponendo appunto questa blusa e questo abito che sono appunto hanno sostanzialmente la stessa linea, solo che l'abito è tenuto più lungo. E vi mostro magari la blusa perché essendo in tinta unita si vede meglio. In pratica l'abito ha un taglio che sottolinea la vita e quindi crea come un effetto bustier che mette in risalto il seno e poi con il taglio cioè dalla vita in giù la blusa e anche conseguentemente l'abito scendono molto morbidi e quindi accompagnano molto bene la figura. E passiamo poi al servizio che a me è piaciuto di più e che si intitola Ispirazioni dal mondo. Si tratta di una serie di proposte che hanno appunto dei richiami a quello che è un po' come posso dire, sono forse un po' i capi orientali o gitani, comunque un mix abbastanza esotico e un po' folk che io gradisco molto anche perché ritrovo sempre delle caratteristiche in questi capi anche molto, molto anni 70, no? Insomma, se pensiamo allo stile hippie, ad esempio, vi faccio infatti notare questo abito, un abito longhette con la manica a tre quarti, dal gusto molto gitano, e questa cosa è poi anche sottolineata dal gilet di taglio maschile nero. E mi piace sempre a proposito di vestiti anche questo abito che ha un collo alto, appunto smock, e una manica molto morbida che si chiude poi un po' a palloncino con un elastico e anche in questo caso la vita è sottolineata con una cintura. E poi segue questa, cioè tra le proposte, diciamo, un'altra cosa che mi piace è questa casacca.
È molto semplice in verità, però ha la manica abbastanza particolare perché vedete è una manica larga che va poi a chiudersi con un polso come da camicia ma molto alto, accompagnato da tanti bottoncini. La trovo molto graziosa. E molto d'effetto poi questo pull, un pull in pelliccia sintetica. Che viene adornato, arricchito da alcuni inserti nelle maniche e nei tagli delle tasche, inserti realizzati all'uncinetto in questi colori molto accesi come il turchese e il rosso. Creano un contrasto, a mio avviso, davvero singolare. Magari non è forse una maglia super portabile, ma è davvero particolare d'effetto e richiama un po' appunto. Anche questo un tocco folk, i colori quantomeno dei bordi all'uncinetto, non so, a me ricordano anche un po' il Messico, magari dire una fesseria, però mi piace molto come accostamento. Molto graziosa anche questa camicina che ha un'allacciatura accompagnata da due file di ruche e la manica si conclude invece con dei volant. Ecco, e qui vedete forse un po' meglio la gonna che avevamo visto nel servizio degli anni 50, è praticamente la stessa, questa forse ha una piega in più e vedete quindi una bella gonna svasata che non è nemmeno difficile da realizzare. E poi niente, l'ultimo capo del servizio che vi volevo mostrare è questo abito, secondo me è davvero bello, che appunto richiama un po' lo stile gitano, un po' hippie, ma ha un tocco anche molto romantico. Vedete, ha dei tagli particolari qui nella zona del bustino, in questo caso sono anche evidenziati da un uso diverso di tessuto e la gonna morbida con questo drappeggio e questa manica particolare come di doppio palloncino, che si chiude a un taglio qui morbido, poi la manica appunto prosegue nella sua morbidezza e si chiude di nuovo ai polsi, molto molto particolare. L'ultimo servizio è poi dedicato alle bambine e si intitola Bimbe Trendy perché si tratta di una serie di proposte che sembrano un po' rubate all'armadio delle sorelle maggiori, delle teenager. Vedete per esempio il giubbotto da biker, il chiodo, oppure questa felpa un po' da skater, no? Lunga col collo alto, lo zainetto. La felpina con la lacciatura laterale e gli ultimi due articoli sono una rapida proposta diciamo anche questa do it yourself per modificare, arricchire, caratterizzare le normali scarpe di tela chiare, quindi una serie di proposte su come vivacizzarle e renderle particolari. E poi la rubrica Help Cucito, in cui ci viene spiegato come poter realizzare da sole delle spalline per giacche o abiti. Credo che non metterò mai a punto queste spiegazioni perché io detesto le spalline, però insomma può essere utile per qualcuno. Segue poi la pagina dell'anteprima del mese appunto di settembre, spero di poterlo vedere insieme a voi. E niente, io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, vi ringrazio come sempre per i vostri commenti. Anzi, a proposito dei commenti, fatemi sapere se il tutorial della borsa vi potrebbe interessare e anche eventualmente se dei capi che vi ho mostrato ce n'è uno, c'è qualcosa insomma che vi piacerebbe realizzare insieme a me. Così potremmo fare una prova, potremmo provare a vedere se riusciamo a realizzare insieme un capo di burda. Dall'inizio, insomma, fino alla fine, io avevo già realizzato un video che avevo spezzato in due parti dedicato a proprio alla ricopiatura del modello da burda, però potremmo vedere di fare un capo proprio dall'inizio alla fine. Fatemi
Fatemi sapere cosa ne pensate, anche delle cose che vi ho mostrato. Grazie veramente per i vostri commenti, il sostegno, le iscrizioni, like, tutto, veramente siete veramente di un carino unico. Io ringrazio e mando un bacione speciale a Cristiana e niente, noi ci vediamo a settembre perché mando un po' in stand-by il canale per il mese di agosto e per chi andrà in vacanza, buone vacanze, chi non ci andrà. Comunque auguro a tutti di passare dei momenti sereni e di finire bene la vostra estate. Ciao a tutti, grazie.